Per quanto riguarda la casa, io credo che sia giusto far emergere il sommerso, perché se tanti cittadini italiani pagano la tassa sulla casa, è giusto che chi ce l'ha e non l'ha a casa stata paghi le tasse come gli altri. Quindi da questo punto di vista è giusto, come è giusto che se ci sono state delle migliorie, dei cambiamenti utilizzando il super bonus, ci sia un accatastamento differente. Tutto ciò in rispetto delle leggi che sono in vigore oggi. Quello che noi diciamo, non deve esserci un aumento della pressione fiscale, ma far pagare le tasse a chi non le paga è un'altra questione. Quindi si tratta di evitare l'evasione fiscale, questo vale anche per tanti che non pagano le tasse come dovrebbero, e se tu hai una casa non accatastata non paghi la tassa come la pagano coloro, come faccio io, che ha la casa accatastata. E questa è una questione di giustizia, è una questione di equità fiscale, perché se c'è gente che non paga le tasse, i sacrifici li devono fare di più quelli che pagano le tasse, e il mancato introito di fondi nelle casse dello Stato è un danno per tutti gli altri cittadini. Quindi la lotta all'evasione già ha portato dei risultati positivi, bisogna fare ancora di più, e una parte della lotta all'evasione è quello dell'accatastamento del sommerso. Poi ci sono altre cose da fare importanti, si possono per esempio ridurre le tante detrazioni che ci stanno, sono più di 600, quindi si può lavorare anche in questa direzione, non portano beneficio al cittadino ma possono portare dei benefici alle casse dello Stato. Poi ogni ministero deve vedere se ci sono delle spese inutili. I francesi direbbero, visto che siamo qua al confine, gaspillage, non bisogna sperdere in mille rivoli soldi che poi non portano grandi vantaggi. Quindi se ci sono delle spese inutili, quelle si possono tagliare senza togliere nulla all'efficienza dell'attività amministrativa, senza aumentare di un euro le tasse agli italiani.